Venerdì 25 maggio 2012, 49esima puntata della Finestra sul Territorio. Buonasera, la nostra trasmissione torna ad occuparsi di temi ambientali, in particolare quelli legati alla emergenza dei rifiuti. Ricorderete l'anno scorso, l'estate scorsa, un'estate assolutamente da cancellare per molti comuni del territorio della nostra emittenza, in particolare per quanto riguarda il versante calabrese. I problemi con il conferimento in discarica, la saturazione delle discariche locali che ha costretto molti dei nostri comuni a rivolgersi a discariche distanti, anche fuori provincia, come ad esempio Pianopoli in provincia di Catanzaro, con costi aumentati per le amministrazioni comunali, dunque anche per i cittadini. È una serie di immagini che noi abbiamo documentato l'estate scorsa con le nostre telecamere che parlavano di strade, di località balneari invase dai rifiuti, proprio come Scalea. Chi ha seguito la cronaca della settimana attraverso i nostri notiziari e non solo, anche attraverso i quotidiani locali, le radio, i siti internet, si è temuto che proprio a Scalea, in questi giorni, in questa settimana, si è rivissuto un po' quanto è successo l'estate scorsa. In sintesi, quello che è successo lo vediamo nel prossimo servizio. Ritorna alla normalità la raccolta dei rifiuti nel comune di Scalea. I dipendenti dell'Avvenire, dopo aver incrociato le braccia ed essersi raccolti in assemblea permanente, hanno ripreso la raccolta a pieno ritmo e con un'ora di anticipo per rimediare ai disagi creati nei giorni scorsi. Obiettivo principale dei dipendenti: bonificare tutte le zone in cui i rifiuti colmavano i cassonetti fino all'orlo o addirittura erano sparsi in strada. Scalea, infatti, in soli 2 giorni di inattività si era già riempita di immondizia. La situazione dovrebbe tornare a breve alla normalità. Il comune di Scalea, come da accordi, questa mattina ha emesso il mandato di pagamento all'azienda. 110.000 euro, fa sapere il vice sindaco di Scalea, Maurizio Ciancio, che abbiamo versato nelle casse dell'Avvenire, che ora da parte sua dovrà procedere al pagamento delle retribuzioni di marzo e aprile. Dopo lo sciopero dei giorni scorsi in cui i dipendenti della ditta Avvenire SRL chiedevano il pagamento delle spettanze arretrate, è arrivato l'ok da via Plinio il Vecchio. La buona notizia per gli operai addetti alla raccolta dei rifiuti arriva a margine dell'incontro tra i responsabili della ditta e l'amministrazione comunale. Al tavolo delle trattative ha partecipato anche la CGIL. Il sindacato ha ottenuto la regolarizzazione dei contratti dal 1° giugno con un inquadramento specifico per ogni settore. Nessuna novità infine sulle sorti della gestione del servizio di raccolta. L'Avvenire ha confermato la cessione del ramo calabrese ad un'altra ditta a partire dal prossimo 18 giugno 2012. Intanto il comune seguirà l'iter necessario per l'affidamento del servizio. Questo dunque come riassunto nel servizio di Manuela Passarella, un servizio ripreso dal nostro notiziario, la situazione a Scalea. Avete sentito operai che per 2 giorni hanno incrociato le braccia per far valere il loro diritto ad essere retribuiti, due le mensilità ancora spettanti ai dipendenti e il comune che si è ritrovato invaso dai rifiuti. Al momento pare che questi stipendi verranno pagati come promesso nell'inizio della settimana prossima, molto probabilmente per lunedì. Noi avevamo provato a portare in trasmissione per questa puntata esponenti dell'amministrazione comunale di Scalea, ma anche rappresentanti sindacali di questi lavoratori. Per una serie di impegni non sono potuti venire, ma noi abbiamo voluto partire dall'esempio di Scalea, da quanto è successo in questi giorni, per tornare ad occuparci di rifiuti, convocando qui nella nostra trasmissione negli studi di via Marco Polo a Praia a Mare rappresentanti di amministrazioni comunali, di comuni, non chiaramente di Scalea, che in questo periodo stanno affrontando alcuni problemi legati alla gestione di questo importantissimo servizio. Proprio per questo, questa sera noi abbiamo qui con noi in studio a rappresentare l'amministrazione comunale di Lauria in provincia di Potenza l'assessore all'ambiente e vice sindaco del comune di Lauria, Rosario Sarubbi. Buonasera. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori di Rete 3.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Perché Rosario Sarubbi, perché un rappresentante dell'amministrazione comunale di Lauria? Sempre per chi ha seguito la cronaca che raccontiamo attraverso i nostri notiziari, sa benissimo che dall'estate scorsa, precisamente da luglio se non vado errato, l'importante discarica di Carpineto nel comune di Lauria, la località appunto Carpineto, è stata chiusa per alcuni problemi tecnici. Pare che in questi giorni si stia arrivando ad una soluzione, ne parleremo con l'assessore all'ambiente Sarubbi, ma nel frattempo vediamo il servizio di Giuseppe Miraglia per rinfrescarci la memoria. Luglio 2011, per il comune di Lauria un mese con una brutta gatta da pelare. Con propria ordinanza il sindaco Gaetano Mitidieri stabilisce la chiusura della discarica di località Carpineto. L'impianto di recente costruzione è tra i più moderni della Basilicata e nasce come sito di trattamento dei rifiuti solidi urbani. Qui deve confluire l'immondizia di 11 comuni del Lago Negrese, oltre che quelli del capoluogo di regione, Potenza. Su segnalazione del dirigente tecnico di settore del comune di Lauria, viene richiesta la sospensione del conferimento dei rifiuti nel sito per timore di contaminazione dei terreni che circondano l'impianto a causa di fuoriuscita di percolato. Alla base delle pericolose perdite, un problema tecnico, ovvero anomalie dell'impianto rispetto al progetto approvato. In sostanza, sotto accusa, il pozzetto di raccordo del percolato dalla discarica alla vasca di ossigenazione. Per la soluzione dell'emergenza, lo svuotamento del percolato lì accumulato. Il materiale dovrà essere prelevato, trasportato e smaltito presso altro impianto autorizzato. La permanenza del liquido inquinante all'interno della vasca, evidenzia il sindaco in quella circostanza, potrebbe determinare danni igienico-sanitari ed ambientali. Pertanto i rifiuti andranno conferiti presso le discariche di Sant'Arcangelo e di Salandra. Da quel momento la politica comunale, provinciale e regionale inizia ad interrogarsi su quanto sta accadendo in località Carpineto. Costata circa 7 milioni di euro, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale e non solo, sarebbe dovuta essere il fiore all'occhiello del sistema rifiuti della Basilicata e la risposta all'emergenza rifiuti. Invece la sua temporanea chiusura diventa una macchia sul curriculum del municipio lauriota man mano che i timori di inquinamento iniziano a farsi sempre più concreti. Da lì una corsa contro il tempo. È nel pieno dell'estate 2011 che gli enti locali e i tecnici competenti per ogni grado mettono in campo la exit strategy dall'emergenza, fatta di azioni stringenti e volte al ripristino definitivo dell'impianto. Il percolato è stato rimosso, circa 6.000 metri cubi, il pozzetto finito sotto accusa di fatto e la vasca di smaltimento dei rifiuti risistemata. Passa il tempo, siamo a dicembre, l'amministrazione comunale comunica agli uffici preposti l'esito di tutte le analisi inerenti all'accertamento dell'eventuale superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione. Emerge il superamento del livello delle concentrazioni di soglia di etilene e ferro rispetto a quanto stabilito dal decreto 152. La stessa Procura della Repubblica di Lago Negro ha avviato un'inchiesta per chiarire la presenza di inquinamento del sito. Ad oggi l'impianto non è stato però ancora riaperto. Proseguono gli step di avvicinamento alla riapertura del sito. Siamo a maggio 2012. Il sindaco Gaetano Mitidieri annuncia che manca poco per arrivare all'ottenimento di tutti i pareri positivi dei vari componenti della conferenza dei servizi per le procedure del piano di caratterizzazione. Vice sindaco Sarubbi, il nostro Giuseppe Miraglia ha provato a riassumere questo anno, circa 12 mesi da quando c'è stata la chiusura della discarica. Le chiedo subito se la ricostruzione fatta dal collega collima con quanto effettivamente è successo, è stata una ricostruzione fedele alla realtà? È stata una ricostruzione fedele alla realtà e in realtà le cose indicativamente sono andate così come il telecronista ha rappresentato. Però nella parte finale sentivamo quella che può essere considerata la parte positiva di questa ricostruzione, ovvero ci siamo quasi, sta per riaprire la discarica di Carpineto.
Noi qualche giorno fa abbiamo approvato il piano di caratterizzazione, manca ancora un parere che è un parere propedeutico, non propedeutico, un parere che si richiede normalmente, quello dell'ARPAB, che non è come dire, obbligatorio, ma che noi riteniamo necessario che ci sia. Per cui il piano è approvato senza questo parere e noi siamo in attesa per predisporre la gara, per predisporre il computo dei costi che ci saranno per attivare questo piano. Stiamo aspettando, scusatemi il bisticcio di parole, questo parere, perché se eventualmente ci dovesse richiedere integrazioni che noi riteniamo giuste e concrete, è giusto che anche il parere dell'ARPAB possa essere preso come punto delicato da inserire nel indotto del programma. Assessore Sarubbi, uno dei punti che ricordava anche il nostro collega che ha fatto più discutere è stato questo pozzetto di raccolta del percolato che ha generato poi i problemi che abbiamo visto riassunti nella nostra scheda. Può farci capire bene esattamente, tecnicamente, che cosa è successo attorno a questo pozzetto? Certo, in realtà per noi questo l'abbiamo identificato come un vizio occulto all'opera, alla realizzazione dell'opera, perché in realtà all'interno della discarica ci sono una serie di pozzetti, compreso quello che è posizionato sulla massima pendenza, per cui sul bordo più basso della discarica, dove si raccoglie tutto il percolato. Questo pozzetto che in progetto era previsto come un pozzetto di aspirazione, per cui con delle pompe sommerse aspirava il percolato e lo portava all'interno della vasca di ossigenazione, in realtà era stato realizzato sia in aspirazione e sia per caduta. Detto così sembrerebbe una cosa, qual è la difficoltà? O si aspira o si manda per caduta, il percolato arriva sempre allo stesso posto. E questo è vero, il percolato arriva sempre allo stesso posto. Però per norma non ci può essere un punto di contatto fra la parte interna della discarica e la parte esterna. Per cui, perché nei periodi di massima pioggia, perché noi abbiamo una discarica che è in vuoto, per cui nei periodi invernali l'Auria è un posto dove piove molto, nei periodi invernali in realtà se non è un sistema di controllo specifico si rischia che si inonda tutta la valle sotto, perché ovviamente il rifiuto non trattiene l'acqua. Per cui tramite questo pozzetto sarebbe potuta fuoriuscire creando danni notevoli. Per questo motivo ovviamente non si prevede, non c'è la possibilità di mettere questi pozzetti a caduta, tutto qua. Le notizie che si sono susseguite dal momento della chiusura in poi hanno, come diceva bene Miraglia nella sua scheda, hanno fatto crescere man mano l'apprensione tra i cittadini per la possibilità di inquinamento dei terreni circostanti la discarica, tant'è che, anche questo è un fatto ormai appurato, anche la Procura di Lago Negro ha deciso di fare luce su quanto è avvenuto nella discarica di Carpineto. Che cosa possiamo dire su questa evenienza, sul probabile inquinamento dei terreni circostanti l'impianto di Carpineto? È giusto che noi ci siamo preoccupati del possibile inquinamento, perché in realtà le norme in materia di ambiente sono molto molto restringenti, per cui il 152 parla chiaro: nel momento in cui un sindaco, un responsabile di un impianto o un gestore di un impianto si rende conto che c'è un probabile inquinamento, non l'inquinamento, deve attivare le procedure, e noi questo abbiamo fatto, perché in realtà
lei parlava di novembre, o meglio il servizio parlava prima di novembre, in realtà noi fino a novembre eravamo convinti che la discarica potesse riaprire, perché da tutte le analisi che avevamo fatto dei terreni, di tutte le matrici che avevamo individuato sul posto, dopo la riparazione sembrava che la discarica fosse a posto. Invece, mentre realizzavamo il piano di monitoraggio, che è un sistema che serve per controllare proprio questo, è venuto fuori l'ultima matrice che praticamente non avevamo individuato prima, l'acqua, perché in realtà nei piezometri che avevamo, fino a quel periodo l'acqua non c'era. Con la stagione piovosa, i piezometri che avevamo sul posto ci hanno permesso di prelevare questa matrice, e da là è venuto fuori che c'erano alcuni superamenti del ferro, del manganese, non erano numeri altissimi, ma la legge è chiara, basta un minimo di superamento dei parametri, bisogna andare al piano di caratterizzazione, e questo è quello che abbiamo fatto. A breve, quindi, è molto probabile la riapertura di questo importantissimo sito. Possiamo fare una previsione? Il piano di caratterizzazione stesso, nella conferenza di servizio, abbiamo stabilito che dall'approvazione si davano 6 mesi di tempo per appaltare l'opera, chiedere i finanziamenti, appaltare le opere che sono previste dal piano, fare l'analisi, fare le verifiche ovviamente conseguenti all'analisi, per cui definire, individuare in qualche modo che è successo, se si può aprire, se non si può aprire, se si devono fare interventi o cose simili. Per cui diciamo che noi abbiamo bisogno di 6 mesi a partire da 10 giorni fa, 12 giorni fa, da quando c'è stata la conferenza. In questi 6 mesi ovviamente faremo le verifiche possibili. È chiaro che noi tenteremo in qualche modo, perché questo è un impianto nuovissimo, tranne per la vasca vecchia che è già stata colmata ed è stata già, c'è stato fatto il capping sopra, per cui è già sigillata, anzi è già stato fatto l'impianto di biogas, per cui se qualcuno passa nell'area trova questa candela che accende, proprio perché si era immaginato un percorso particolare, proprio perché, come dicevo, l'impianto è nuovo. Durante questa fase noi proveremo, se la norma ce lo consentirà, se gli organi preposti saranno d'accordo, proveremo a differenziare le due cose. L'impianto di per sé, che ripeto, è nuovo, non ha mai funzionato, per cui è difficile che possa portare inquinamento. Dopo fatto le varie verifiche proveremo ad aprirlo, mentre per la vasca probabilmente, che ha avuto i problemi che abbiamo detto prima, probabilmente seguirà un percorso diverso. Ovviamente questa è una nostra proposta, non è la certezza, ma sicuramente noi che in qualche modo ci teniamo ad accelerare quanto più possibile il problema, perché ovviamente il Comune di Lauria sta avendo delle spese eccezionali, perché spende qualcosa come 3.000 euro al giorno solo per il conferimento in altra discarica. Capirete che per i nostri concittadini spendere questa cifra diventa un costo insostenibile. Per quest'anno forse siamo riusciti in qualche modo, noi abbiamo approvato il bilancio giorno 20 scorso, 4 giorni fa, e siamo riusciti a mantenere ancora i prezzi tranquilli, i costi, come dire, la tassa, la TARSU tranquilla, la aumenteremo solo del 16,50%, per cui su una casa di 100 metri quadrati probabilmente ci sarà un aumento di 16 euro. Una cifra non importante, ma sicuramente se non stiamo attenti, se non arriviamo a una differenziata di livello alto, come ne abbiamo, sicuramente l'anno prossimo possiamo avere dei problemi.
Assessore, possiamo ricordare anche quali sono i punti forti di questa discarica di Carpineto? Nel servizio l'abbiamo detto, lei lo ha ricordato qualche istante fa, un impianto assolutamente nuovo, moderno, fiore all'occhiello, diceva il nostro collega Miraglia, del sistema rifiuti non solo di Lauria e del Lago Negrese, ma della Basilicata. È vero, noi abbiamo, avevamo e abbiamo ancora tutt'oggi la presunzione di dire un impianto come quello di Lauria non c'è in Basilicata e forse non c'è nell'area meridionale, perché è un impianto dove la parte secca, la parte indifferenziata viene lavorata e viene differenziata ancora di più, per cui va ad abbattere notevolmente la quantità di rifiuti che dopo arrivano direttamente in discarica. Non solo li va a battere, ma li va a trattare nei biotunnel. I biotunnel sono delle grosse celle dove... Forse le abbiamo viste anche durante l'immagine. Sono delle grosse cellule dove i rifiuti vengono messi a stagionare per circa 15 giorni e esce da questi biotunnel una frazione inorganica che viene chiamato biostabilizzato. Questo biostabilizzato viene trasferito all'interno della discarica. La differenza qual è? È che mentre se uno porta il rifiuto tal quale all'interno della discarica produce percolato, per cui rischia di inquinare, con il biostabilizzato praticamente non si dovrebbe produrre, dico non si dovrebbe produrre rifiuti, perché il progetto è quello, lo verificheremo dopo. Certo. Ne parlavamo anche prima di incominciare questa trasmissione. Quando si parla di rifiuti, per come deve essere affrontato questo servizio da parte delle amministrazioni comunali, bisogna sempre farsi un po' i conti in tasca. È diventato una di quelle attività dell'amministrazione comunale, di qualsiasi amministrazione comunale, che poggia molto sui numeri economici. La situazione a Lauria com'è? La situazione ovviamente dei rifiuti a Lauria, dei costi sono notevoli. Lauria è uno dei comuni più grossi in termini di abitanti, ma in termini di territorio, per cui a differenza di molti comuni che sono concentrati in un'area più o meno piccola e più o meno popolata, noi abbiamo la difficoltà che la raccolta la dobbiamo fare su un territorio vastissimo. Basta dire che dalle punte di Pietraferrata a quelle di Alte Coste si impiega un'ora e mezza, per capirci, con una distanza che gira intorno agli 80 km. Per cui pensate a una macchina che deve fare questi giri e deve raccogliere questi rifiuti. È chiaro che abbiamo costi altissimi, noi spendiamo all'incirca 2 milioni e 200 all'anno solo per la raccolta, il conferimento di discarica e la pulizia delle strade e piazze. Sono cifre importanti su un bilancio come quello di Lauria, sono cifre sostanziose, e se la legge ci impone dall'anno prossimo di far pagare ai nostri concittadini per intero il costo dei servizi, chiaramente questo è un costo altissimo, e se non troviamo un modo come abbassarlo, sicuramente sarà un peso alto per i nostri concittadini. In questi mesi in cui ci siamo incrociati spesso al municipio di Lauria, ci aveva anche detto che c'erano comunque delle novità sul sistema in generale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Lauria, legato molto al discorso della differenziata. A che punto siamo? E questa è una bella domanda, perché mi consente ancora una volta di chiarire alcuni concetti che per noi sono fondamentali. In realtà noi l'impegno nostro a fare una raccolta differenziata buona c'è, ce lo stiamo mettendo tutto, però la raccolta differenziata, il sistema di raccolta differenziata purtroppo, proprio perché lo vediamo in tutta Italia, non solo nei nostri comuni, è particolare, perché non c'è un sistema che può andare bene per tutte le stagioni, per tutti i comuni, per cui una buona raccolta differenziata si fa se riesci ad organizzare dei sistemi misti, per cui
che ne so, nei centri più popolosi la raccolta porta a porta, nei centri meno densi delle raccolte con delle piccole isole ecologiche, dove far convenire i nostri concittadini. In altre aree magari fare un altro tipo di ragionamento per... solo in questo modo probabilmente si riesce a raggiungere gli obiettivi. Ma gli obiettivi si raggiungono solo ed esclusivamente in un modo. Se i nostri concittadini ci capiscono e ci danno una mano a fare una raccolta corretta. Perché io in questi 8 mesi, 9 mesi ho fatto un sacco di riunioni con associazioni, cittadini, enti. Il problema è sempre lo stesso. Molte volte il lavoro che fanno molti nel differenziale viene vanificato da chi non lo fa. Perché? Perché chi abita nelle aree dove la raccolta viene fatta con le mini isole ecologiche e non differenzia e depone i rifiuti in modo sbagliato all'interno dei contenitori, vanifica anche il lavoro di quelli che l'hanno fatto correttamente, perché quando l'operatore arriva e trova nel bidone giallo vetro e carta, purtroppo quello diventa un indifferenziato e lo dobbiamo scaricare come differenziato. Basta uno che ci va a convenire in modo sbagliato e ci vanifica il lavoro che hanno fatto tutti gli altri. Per cui io insisto sui nostri concittadini nel dire: dateci la mano, perché solo se voi realmente ci credete, probabilmente ci aiutate ad arrivare agli obiettivi. Noi oggi siamo intorno al 25%, dal 1° giugno faremo il conferimento dell'umido a un impianto di trattamento di Tursi, dove praticamente possiamo smaltire solo l'organico. Questo ovviamente fino ad oggi, nella quantità, nel 25% che è la percentuale che avevamo, non veniva considerato, per cui se oggi aggiungiamo questa quantità che è enorme, probabilmente fra un mese ci troveremo con una percentuale che girerà intorno al 40 e qualcosa. Riteniamo che questo è un primo passo per arrivare ad avere i risultati che prevede la legge, ma che ci conviene avere a noi, perché mediamente l'Auria produce intorno a 15 tonnellate al giorno di rifiuti. Questo significa che spende 3.000 euro al giorno solo di conferimento in discarica, fra quello che si paga in discarica e il trasporto. Se noi li riusciamo ad abbattere un 50%, significa che nel prossimo bilancio quei 1.000-1.500 euro che andremo a risparmiare, probabilmente li possiamo far risparmiare ai nostri concittadini. Assessore Sarubbi, lei ha toccato un tema molto delicato e che ci sta molto a cuore, quello che è quasi una esortazione, un invito ai cittadini a migliorare se stessi nel effettuare la differenziazione dei rifiuti, anche perché differenziare bene i rifiuti, lo possiamo dire tranquillamente, serve anche a far risparmiare i cittadini in tasse. In questo particolare ambito, quello del ruolo che devono svolgere necessariamente i cittadini, spesso però, come lei anche ci ha esemplificato, ci sono delle disfunzioni, non sempre i cittadini sono dei buoni riciclatori e dei buoni differenziatori, ma quello che ci sembra di osservare sul territorio, adesso le chiederemo se è così anche a Lauria, ed è una domanda un po' provocatoria ma ce la consenta, c'è secondo noi anche un difetto da parte delle amministrazioni comunali o degli enti in generale in informazione verso i cittadini, non solo occasioni magari come questa nella quale si può approfondire magari una procedura da effettuare in maniera corretta a casa per differenziare, ma anche l'informazione che a volte può essere contenuta in un opuscolo, che può essere fatta a scuola. In questo ci sembrano un po' deficitari i comuni. Condivide questa visione? Questo è vero, noi glielo abbiamo contestato alla ditta che ci fa il servizio, anche se c'è da dire
che è vero che c'è un deficit sull'informazione, per cui sulla qualità della differenziata, ma è pur vero che a questo, se non segue la volontà concreta dei nostri concittadini, non arriviamo a nessuna parte. Che voglio dire? In realtà io mi aspetterei che anche se ci fosse una raccolta differenziata, non fatta, perché noi non siamo a livello massimo, per cui non arriviamo all'80-90%, noi stiamo parlando di percentuale basse, per cui basse intese dobbiamo stare nel 50, che significa? Significa che basterebbe poco, senza, io dico, in questa fase potremmo pure non esagerare in una differenziata spinta al massimo, basterebbe una differenziata minima per ottenere i risultati che vogliamo. Dopo è chiaro, io ho fatto qualche incontro con le scuole, abbiamo programmato una serie di incontri nelle chiese, perché abbiamo notato che i punti dove i nostri concittadini sono più attenti, evitano di sentono bene le cose, che diciamo sono proprio questi centri di aggregazione dove in parrocchia è difficile che parlano di altro, ti seguono con attenzione. Allora stiamo programmando sul territorio una serie di incontri fra amministrazione, ditta che ci gestisce i rifiuti e cittadini, per cercare di spiegare questo. Non vogliamo, o meglio, in questa fase non vogliamo una differenziata esasperata, ma vorremmo almeno una differenziata che ci consenta di arrivare a questi dati. Assessore, prima di liberarla mi corre l'obbligo, in quanto assessore all'ambiente del Comune di Lauria, farle un'altra domanda. Assessore all'ambiente di uno dei comuni della Valle del Noce, da qualche tempo, stiamo parlando di circa un anno, si sta mettendo in piedi una specie di movimento che coinvolge un po' le associazioni, le amministrazioni comunali a difesa dell'ambiente del fiume Noce. Proprio Lauria è stata ospite recentemente di una delle riunioni di questo comitato in difesa del fiume Noce. Ultimamente è proprio là a Lauria è partita questa proposta proveniente dalle associazioni di creare una società mista pubblico-privato per la gestione della depurazione del territorio a partire dagli impianti di San Sago. Notizie di oggi riferiscono che c'è una disponibilità conclamata anche da parte delle ditte che gestiscono gli impianti di San Sago, ditte che inizialmente sono state un po' avversate da parte del territorio, additate di diverse disfunzioni ambientali. Ci sono anche delle inchieste che sono tuttora in corso. Lei che idea si è fatto di questo movimento in generale? E poi magari mi dice in particolare che cosa pensa della proposta di entrare, diciamo così, in società con questi privati. Io penso, questo noi l'abbiamo fatto anche sulla raccolta differenziata, abbiamo lanciato l'idea di fare un forum, di fare un gruppo di persone, di nostri concittadini che dovrebbero verificare, fare un osservatorio, diciamo, sulle buone prassi, per esempio per la raccolta differenziata, perché riteniamo che solo coinvolgendo direttamente i nostri concittadini, solo in quel modo riusciremo ad avere risultati. La stessa cosa vale per il fiume Noce. Noi abbiamo accettato come comune di buon grado di partecipare a questo comitato, perché riteniamo che il fiume Noce sia importante per il nostro territorio, perché tocca tutti i nostri comuni, perché è il ricettore ovviamente di tutte le nostre aree, e per cui bisogna in qualche modo, come si dice, salvaguardarlo, perché è necessario per tutelare l'ambiente. Noi abbiamo dei posti che sono meravigliosi, vengono da tutto il mondo a vederli, e avere un fiume che in qualche modo si possa immaginare che sia inquinato non va bene, per cui ovviamente ce la mettiamo tutta per evitare questo. Per quanto riguarda il resto, noi tutti i comuni del Potentino, per cui dell'area nostra, hanno già un gestore unico che è Acquedotto Lucano, per cui
ben venga una forma di gestione mista, anche se l'acquedotto Lucano è privato, diciamo che è un ente privato ma con capitale interamente pubblico, perché l'acquedotto Lucano ovviamente ad acquedotto Lucano partecipano i comuni, la regione e le province. Troviamo un modo, se è necessario, per arrivare alla gestione unica. Assessore Sorubbi, io la ringrazio per essere stato nostro ospite, per averci aiutato e per aver aiutato i nostri telespettatori a capire meglio che cosa sta succedendo, in particolare in località Carpineto, un impianto che noi seguiamo sempre con attenzione e speriamo di poter documentare presto la riapertura di Carpineto. Io intanto la ringrazio. E grazie a voi, e io sarei grato se Rete 3, come dire, nel diffondere le notizie che ci sono sul territorio, diffondesse anche un pochino quelle notizie che per noi sono essenziali. Avere quell'impianto di biogas su una discarica, cioè un qualcosa che tutti hanno avversato, perché io mi ricordo quando si facevano le guerre contro la discarica di Carpineto, quando è stata realizzata. Oggi trovare quella fiammella là sopra che produce molti kilowatt al giorno, io penso che sia una soddisfazione che in qualche modo va data agli amministratori che all'epoca hanno pensato questa cosa. E allora provvederemo magari al più presto a fare un giro, non solo per vedere se a che punto è la riapertura di Carpineto, posto, ma anche per vedere questo interessante impianto. Di nuovo grazie per essere stato con noi all'assessore Rosario Sorubbi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Nella seconda parte affronteremo la situazione dei rifiuti in un altro comune del nostro territorio. Si tratta di Tortora, in compagnia del vice sindaco Dulcetti. Quindi qualche istante di pausa, poi di nuovo in studio.